Cineteatro La Provvidenza di Vallo della Lucania, appuntamento annuale con la scuola di danza di Giussi Armida per il saggio finale e lo spettacolo nell'ambito del progetto interparrocchiale sotto la guida di Don Aniello Carinci. Il saggio a conclusione dell'anno accademico ha avuto inizio con la danza classica, con cui è stata raccontata la storia di un negozio di bambole. Nella parte classica è stato presentato il balletto dei ventagli che il prossimo 9 luglio parteciperà alla finale del campionato Lazio. Il secondo blocco è stato dedicato ai bambini e alle favole. La terza parte è stata dedicata a Totò, ricorrendo il 50° anniversario della sua morte. Sono stati interpretati alcuni suoi pezzi, Le Corna, Mala Femmina, Cor Analfabeto, Alibella. È un classico della melodia napoletana O Sole Mio. Gli allievi dell'Armida hanno danzato come farfalle sulle magiche note di un sogno, un'arte che esprime la bellezza della musica. La danza, arte performativa che si esprime nel movimento del corpo, coreograficamente e con tutta la sensibilità dell'anima. Giussi si dedica ai suoi allievi con tutta l'anima, una sensibilità fuori del comune, si commuove per i successi dei suoi ragazzi. La serata si è conclusa con il musical Pinocchio, dove anch'io ho partecipato in suonando Geppetto. Anche quest'anno, con una standing ovation, il pubblico ha mostrato la sua approvazione alla qualità particolarmente elevata dello spettacolo e mostrando grande referenza e apprezzamento verso la professionalità e le doti umane di Giussi Armida.